Siamo sicuri che la Terra sia sferica? Questa è la domanda che si facevano gli antichi. In realtà, quello di cui siamo sicuri è che la Terra non è affatto una sfera perfetta. Anzi, è una sfera in equilibrio con le condizioni astronomiche e anche con quelle geologiche, cioè dipende anche da come è fatta. E tutto è tenuto insieme dal suo moto di rotazione, il moto di rotazione intorno al proprio asse. Dobbiamo immaginare una forma di questo tipo, molto irregolare in realtà, non la sfera che immaginiamo. Quello di cui però siamo sicuri è che si tratta di un oggetto di questa forma qui, certamente non piatta. Ma per gli antichi, perché la Terra avrebbe dovuto essere sferica? In realtà, per gli orizzonti che avevano, non faceva molta differenza il fatto di stare su una superficie curva oppure su una superficie perfettamente piatta. Ma gli antichi l'avevano ben capito però che la Terra era sferica. Eratostene, il grandissimo geografo dell'antichità, lui aveva capito benissimo anche quanto era grande la Terra, l'aveva misurata in un tempo in cui non c'erano i satelliti e aveva quasi azzeccato la circonferenza massima, cioè l'equatore, che sono 40.000 km. C'era arrivato vicinissimo, un calcolo straordinario fatto soltanto con l'uso dell'intelligenza. Ma anche durante il Medioevo abbiamo sempre saputo che la Terra era sferica e potevamo saperlo benissimo. Per esempio, chi sta in un porto ad aspettare una nave, magari in un porto in una posizione un po' sopraelevata, vedendo anche in antichità una nave arrivare, non la vedeva arrivare tutta insieme, come sarebbe dovuto essere se ci fosse stata una terra piatta, ma vedeva arrivare prima le parti più alte, i pennoni, le vele e poi lo scafo, come se la nave stesse risalendo una superficie curva. E questo proprio che faceva la differenza. E in più le ombre che venivano proiettate sul pianeta nei momenti dell'eclissi, questi facevano supporre agli antichi che la Terra fosse perfettamente sferica. Oggi naturalmente questo non è più un mistero perché noi abbiamo potuto vedere la Terra da fuori, allontanandoci verso la Luna o comunque verso lo spazio. E abbiamo visto anche qualche altra cosa, che la Terra non ruota in maniera verticale attorno al proprio asse, ma l'asse è inclinato. È inclinato di 23 gradi. Perché? Che cosa gli è successo? Quello che gli è accaduto è che all'inizio della sua storia la Terra ha subito una collisione con un grande corpo celeste, forse grande addirittura come Marte. Il corpo ha impattato con la Terra e ne ha deviato l'asse di rotazione, che è rimasto inclinato rispetto al piano dell'orbita stesso. E questo poi fa la differenza, perché se abbiamo le stagioni sulla Terra dipende proprio da questa inclinazione dell'asse, altrimenti non ce l'avremmo avute. La forma della Terra ha sempre intrigato gli uomini, abbiamo sempre pensato alla sfera come alla forma perfetta, perché in realtà ci camminavamo sopra e qualcuno si stupiva anche che ci fosse una Terra di sotto, quella dell'emisfero australe, in cui quegli abitanti stranamente dovevano camminare sostanzialmente a testa verso il cielo. In realtà le cose non sono in questa maniera e noi l'abbiamo scoperto soltanto dopo, ma stare su un oggetto sferico che ruota vorticosamente intorno al proprio asse, che poi ruota attorno al Sole, questo è stato davvero un grande mistero. Tant'è vero che ci abbiamo messo moltissimo tempo per capire che fosse la Terra a orbitare intorno al Sole e non viceversa. I movimenti astronomici, le meccaniche celesti ci hanno sempre intrigato, ma la cosa più straordinaria è che da questo piccolissimo pianeta disperso nelle zone marginali di una galassia marginale siamo riusciti a ricostruire quelle che sono le meccaniche che governano le interazioni fra i corpi celesti e addirittura l'età dell'universo e la sua espansione verso un esterno che non possiamo conoscere. E abbiamo anche stabilito che nel momento stesso in cui nasce l'universo, che poi porterà anche la Terra, in quello stesso momento nasce anche il tempo. Dunque che non dobbiamo nemmeno chiederci che cosa ci fosse prima, perché è una domanda priva di senso.